Ciao a tutti, io sono Lilla e questo è un Lilla sa già cosa in giro, un Lilla sa già cosa a caso. Questa volta non è a caso, ma è per fortuna. Infatti, chi mi segue dall'anno scorso sa che io stavo cercando questi. Li stavo cercando disperatamente ogni volta che riuscivo a raggiungere una scansione del supermercato, quelli erano finiti, volatilizzati. Perché? Io sono la reginetta dei biscotti, li devo assaggiare tutti. Allora, praticamente, finalmente, mentre stavo viaggiando in un autogrill, ho trovato l'edizione Summer dei Grisby al Cocco. Questo canale è cocco dipendente, lo sappiamo tutti, quindi appena li ho visti sono tipo impazzita di gioia. Ed è appunto la Fresh Summer Edition della signora Matilda, della signora Matilde. E gustare freschi da frigo, io li ho messi assolutamente in frigo prima di mangiarli. Volevo farvi vedere che quest'anno, rispetto all'anno scorso, c'è stato un cambiamento. Infatti l'anno scorso avevamo assaggiato i biscotti alla menta, vi metto qua il video, e li avevamo amati tutti, quindi signor Crisby e moglie Matilda, rimetteteci i biscotti alla menta, perché tutti i commenti che ho letto erano entusiasti, quindi li rivogliamo. Quest'anno invece c'è panna e fragola, che devono essere assolutamente deliziosi. Bando alle ciance, mi sta venendo fame, proviamoli. Allora, c'è la solita apertura, sembra tutto molto molto uguale a tutti gli altri biscotti. Sì, e anche il pacco è identico, ma c'è scritto Cocco! Cocco bello! Pronti per la prova odore. Quelli alla menta erano pazzeschi l'anno scorso. Odore di pasticceria. E cocco, si sente. Volete sentire? Oggi sono più scema del solito perché devo aver preso un sacco di sole in testa. Anche la forma è assolutamente la solita. Proviamo. Non cadere, non cadere. Cade. Buoni. Sanno tantissimo di cocco. Il biscotto è rimasto croccante nonostante lo abbia tenuto un bel po' in frigo, perché aspettavo di mangiarli con voi. E lì dentro è così. Ho fatto bene a cercarli un anno intero. Allora, il cocco è la cosa che si sente di più in assoluto. Io pensavo che sarebbero stati dei biscotti un po' cioccolatosi, un po' al Bounty. Invece assolutamente no. Dopo, alla fine, si sente la nota di cioccolato. Almeno io così li percepisco. Voto da 1 a 1 milionissimo. Quasi 1 milionissimo. Buoni, profumati. Sono dei biscotti proprio di pasticceria. Sarà che li volevo da un anno, ma li trovo buonissimi. Ditemi se anche voi li avete già assaggiati, se li avete assaggiati l'anno scorso, siete stati prefortunati a trovarlo. Niente, io continuo la mia merenda e prendo un altro biscottino. Vi bacio e vi stracoccolissimo!